Ma chi trova l'impressione qui? Allora, devi fare una cosa. Dimmi. Come prima cosa, abbassa le intro. Perché no. Se no qua si lamenta. Sti cazzi. Che facciamo delle intro troppo capito? Sì. Vabbè, no. Comunque, bentornati qui su comunque, ragazzi, nostro canale. Una cosa che si chiama volume. Sì, esatto. Che potreste abbassare, teoricamente. No, però, vabbè, ti scherzi. E oggi di nuovo qui. Siamo qui per fare qui. I segreti. Gli segreti. I segreti, perché gli pneumatici sono anche gli segreti. Esatto, sono segreti Michelin. Sono segreti che escono dalla bocca come le scuregge. Escono dal culo. Vabbè, dal culo escono i peli. Quindi ogni segreto che famo è. Ciao! È tipo effetto farfalla. Cioè, ciao. Se tu dici un segreto a una persona, un'altra persona nel mondo scureggia. E comunque, bella questa intro. Perché siamo in tema capodannesco. Non ha senso. A proposito, voi che cazzo fate a Capodanno? Non niente come al solito. Noi se buttiamo mezza neve, facciamo il pupazzo di neve. Del cazzo che me ne frega che Belen e quell'altro si sono lasciati. Ma perché sono lasciati? Sì. Ma davvero? Comunque, niente. Siamo qui per fare questo il segreto. Ecco perché. Cazzo, se ride questo? Primo, ho visto la pagina Facebook qua all'evento. Ah, sì, guardare i filmati di Belen insieme a Stefano. Ora ho capito perché. Vabbè, ci frega niente. Cazzo. Comunque, siamo tema Capodanno. Visto tra poco è Capodanno. Sì. Quindi ci sarà un nuovo anno. Bell'anno di merda. Come che dice, ci aspetta. Nuovo anno, nuovo inizio. E poi un cambio un cazzo. Chi tromba a Capodanno. Chi non tromba a Capodanno non tromba tutto l'anno. E questo è vero. E per questo non trombavo da tanto. È giusto come cosa. È vero. È verissimo come cosa, raga. E quindi niente. Cominciamo subito con con i Capodanni. Con i segreti di Capodanno. Donna di 18 anni. Lo scorso Capodanno io e delle mie amiche abbiamo conosciuto dei ragazzi romani. Tra di loro ce n'era uno che secondo me era un grande gnocco, ma purtroppo ci provava con quella puritana della mia amica. Lui era solo scoparci, ma ovviamente quella cazzo di frigida non gliel'avrebbe mai data. Fatto sta che fatto stava sicuramente che quell'estate, che quest'estate me lo sono scopata io il grande gnocco in spiaggia più e più volte. Non potete capire la goduria. Oh, incredibile. Però non ha scopato a Capodanno. Quindi niente, perché poi comunque ha scopato l'estate, quindi ha scopato comunque. A Capodanno litiga con il mio fidanzato perché non voleva che mi si portassero che si portassero le canne. Ho bevuto e poi ho baciato un suo amico mentre il mio fidanzato era fuori. Ops. Con l'H, mai visto. No, perché era nulla. Ops. Il mio segreto è che a Capodanno 2014-2015 ho dormito beatamente senza festeggiare niente. La mattina dopo mi sono svegliata e mi sono accorta di essermi fatta la pipì addosso. I miei non lo sanno ancora. Che vergogna, ovviamente non lo passerete perché so che non mi sono infilata niente della storia. Ma che cazzo vuol dire che ha scritto? Una sera di Capodanno, quando avevo circa 15-16 anni, ho rubato il telefono a mio cugino perché lui era ricco e poteva comprarsi in 10.000 di telefonini. Io ero povero e non potevo averlo. Dopo poco tempo il telefono fu bloccato e a mio cugino gli fu ricomprato lo stesso telefono. Delle volte ho seri dubbi sul mio orientamento sessuale. Sono fidanzata da quasi un mese e lo conosco da 4. Ma è da anni che mi interessa una ragazza. Poi a Capodanno conobbi una ragazza con cui mi stavo per mettere. In più mi piacerebbe stare con la mia professoressa di francese. E vabbè. Raga, se lei si fica, sciallo. Cioè, ma c'è proprio malissimo. Non è che c'ha dubbi, è lesbica pure. Una volta mi sono sentita super in colpa per aver mangiato del pesce a Capodanno davanti ai miei pesci rossi. A Capodanno i miei zii e mio cugino sono di a casa mia. Io e mio cugino, 8 anni, abbiamo avuto la splendida idea di fare un video. Di fare un video mentre mangiavamo dei peperoncini piccantissimi. Feci finta di mangiare il peperoncino mentre il mio cugino lo mangio seriamente. Dopo un paio di secondi comincio a urlare e a saltare. Io gli diedi un po' di coca-cola pensando che non fosse casata. Casata. Lui la bevette. Invece la coca-cola ha detto: "Beh, oh, per un po' a tutti, non avete capito?" Cioè. Dopo urlo ancora più forte, usci sul balcone e vomito sull'auto del vicino. Non si capisce un cazzo. La macchina del capo ha un buco. Vabbè, a 16 anni decisi che ero pronto a prendere la virginità. No, a prendere. No, ma oggi guarda che funziona così, eh. Ah, capito. A 13 la perdi, a 16 cerchi di riprendere. Ah, te fai suora. Esatto, a Capodanno con il mio ragazzo salimo sul letto e cazzo non mi entrava. Morivo dal dolore e dalla vergogna. Non c'era verso. Scappai in lacrime da camera lasciandolo lì. Dopo un'oretta tornai e violentemente gli saltai sopra. E fu così che mi sturai. Gioia. Ma che ha usato Mister Muscolo Idraulico Gel? Si è sturato. Sì, no, per me è tipo qualche, non lo so, vabbè. Un paio di anni fa con un gruppo di amici di Barcellona, per Capodanno una sera andammo in discoteca. No, punto. In discoteca. Ah, andammo a Barcellona per Capodanno. Una sera andammo in discoteca, ovviamente ci ubriacammo. A fine serata un mio amico mi disse di essere andato con una amica da paura. È ancora ignaro del fatto che era un transessuale di nome Luis. Ah!
Ah, ma mi spiegate perché cazzo a Capodanno si regalano mutande rosse? Si scrivono, si scrivono. A Capodanno 2013 l'ho passato con mia sorella e i suoi amici a casa del suo ragazzo. Si sono ubriacati e io guardavo, li guardavo divertita. Il segreto, a inizio serata sono andata in cucina e ho versato dalla finestra degli alcolici per i cocktail e li ho annacquati così che diventassero praticamente alcolici. A Capodanno io e mia sorella maggiore, 20 io e 28 lei, siamo andati ad una festa e l'abbiamo finita e l'abbiamo finita ubriache facendo una gang bang con tutti i maschi della festa. Siamo rimasti un mese senza poterci sedere con continui bruciori di stomaco. Ho passato, l'ho fatto in culo così. Ho passato Capodanno con amici di amici. Nonostante fossimo in 5 a dormire nella stessa stanza, ho limonato duro tutta la notte con un ragazzo fantastico. Il segreto è che ho voluto fare di più, ma sono stata frenata dal fatto che, ahimè, sono ancora vergine. Ah, vabbè, sono l'ex della ragazza che un paio d'anni fa mi diede delle robe per aver mascherato con del vino. Ah sì, ma ricordo che stavamo letto. Ah sì, la sua macchia di maestro a Capodanno. Vi ringrazio di cuore per tutti gli elogi. Sappiate che sono stato io a lasciarla perché ha ricambiato i miei sforzi con il tradimento. No, regà, questo comunque è veramente un eroe. È veramente un eroe. E pensa, questo ha scritto su in segreto, gli ha risposto a lei. E questo l'ha pure cornificato. Puttana. A Capodanno mi sono baciato un ragazzo per una scommessa. Da quel giorno non l'ho più dimenticato e lo penso sempre. Mi sa che mi sono innamorata di lui. Il segreto, lui è di Torino e non verrà mai più in Toscana. La notte di Capodanno ero uscita con la mia compagna, con la mia compagnia di amici. Ma per non essere i soliti ci organizzavamo con degli altri. Per non essere i soliti ci eravamo organizzati con degli altri. Ah, ci eravamo organizzati con degli altri. Un po' a mezzanotte, mentre accendevamo i botti, un ragazzo molto carino, il solito ruba cuore biondo, occhi azzurri, aria da figo, sorriso stupendo, e mise una flautolenza del tramonto. Ragazzi, questo, anche questo è un botto. Io ero accanto a lui e risi. Da quella sera ci frequentiamo, me ne sono innamorata. Dico a tutti che l'ho conosciuto in pizzeria di quelle scuole. Già, vedi come i peti riescono, esatto. Lo dicevamo prima. Perché chi fa un peto a Capodanno fa un peto tutto l'anno. E tromba pure, a quanto pare. A Capodanno ho giocato ad acchiappa la talpa con la mia ragazza. La talpa che era? Qual era la talpa che usavi? Eravamo in una vasca idromassaggio. Io ero disteso con tutto il corpo sott'acqua e lei in ginocchio. Ogni tanto facevo uscire la palla. Genio. E lei doveva trappolenta. E lei doveva prendere un scommetto che lui perdeva sempre. Chissà perché, vero? Scommetto che ci rimanevo 30 secondi fuori. A Capodanno sono stata a casa di amici e c'era anche il mio fidanzato. Dopo la mezzanotte ci siamo chiusi in una stanza, abbiamo iniziato a pomiciare e poi abbiamo iniziato a fare un esempio di rapporto. Un esempio. Hai capito? Perché degli highlights. Sì. Per vedere una prima. Era un trailer. Vabbè, è stata la cosa più bella di tutti. Mi sono eccitato in maniera assurda e ho voglia di farlo con lui. Ma che vuol dire un esempio di rapporto allora? Scusa. Allora, potremmo fare questo. Però non lo facciamo. No, è tipo abbo, capito? Ah, ho capito. A cioè, Capodanno, tipo l'esempio dei libri, no? Capito? Si fa così, così e così. Sì, passa. È un sommario, diciamo. A Capodanno. Sì, c'è un coglione, no? Non sei mai riuscito. A Capodanno ho alzato, un uomo di 22 anni, a Capodanno ho alzato un po' il gomito, così ho chiesto al mio amico Marco se mi dava un passaggio fino a casa. In macchina c'erano anche due sue amiche, mezze svestite e molto ubriache, così ho deciso di provarci. Dopo 20 minuti di chiacchiere e risate mi hanno invitato a casa loro e ovviamente è venuto anche il Marco. Anche Marco. Il mattino dopo mi svegliai nudo nel letto insieme a Marco, il quale teneva una mano sul mio pene. In seguito scoprimmo che le gemelle avevano postato tutto su internet. Vedi? Vedi, alza un po' il gomito. Aia. Ha alzato pure qualcos'altro, però, amico, eh. Non solo il gomito. Sono così sfortunato che la ragazza in via, cioè a Capodanno, si è scopata mia sorella. Ora stanno insieme. Ma che cazzo, sorello? A Capodanno ho avuto un rapporto orale con un mio amico. Io ho bevuto molto e il suo meno in gola mi fece lo stesso effetto di due dita, perciò l'ho voluto. Ma che schifo! Two girls, one cup. Io e il mio ragazzo, la notte di Capodanno, siamo stati tutto il tempo sotto le coperte a parlare indifferentemente con i nostri amici. Non indifferentemente. Quello che non sanno è che sotto le coperte abbiamo fatto sesso. Cioè, hanno parlato con gli amici e mentre parlavano con gli amici. Vabbè, io direi che qua possiamo chiudere. Sì, no, infatti fenomeno. GG. Scusate, ma avete vinto il Capodanno 2016. 2K16, regà, comunque niente. Questo è il nostro augurio di buon Capodanno. Con questi Capodanno. Con questi segreti anni. Mi raccomando, fate cose in modo da poter aggiornare in segreto. Sì, e fare così, fare in modo che noi possiamo fare altri episodi. Non svegliatevi con il pene poggiato. Esatto. Cioè, con qua roba all'anzio. Noi andremo in vacanza con Frax anche. E posteremo tutto su Instagram il nostro Capodanno. Non sono riuscito l'anno scorso. Se riusciremo, vi aggiorneremo su Instagram. Perciò seguiteci, Darryle11, Xenic17. Sì, tra l'altro, io ho ancora lo sfregio di Capodanno l'anno scorso. Sì, infatti. E niente, ragazzi, questo speriamo che vi sia piaciuto. Probabilmente la settimana uscirà lo speciale con la Befana. Che registreremo ora. Perché poi partiremo per Capodanno. Perciò, niente. Da Granas è tutto. E bella. Ciao. Ciao. Auguri. Auguri. Happy New Year.